È stata una gara equilibrata, quella che prevedevo all'inizio, prima della partita. È stata così, è stata combattuta contro due buone squadre. Peccato non aver trovato quel guizzo che ci avrebbe portato i 3 punti, però rimane una bella prestazione e andiamo avanti perché abbiamo davanti a noi un periodo importante. Il primo tempo potevamo anche trovare il gol della vittoria, il secondo meno, però c'era la sensazione che se affondavamo un po' di più potevamo trovare quella giocata vincente che non c'è stata. Abbiamo un po' perso l'identità di gioco negli ultimi 10 minuti perché spesso e volentieri sia i mediani che gli esterni venivano a ricevere palla molto bassi perché volevano respirare aria pulita, non volevano giocare negli spazi intasati e quando costruisci l'azione in 5 e la squadra avversaria è 10 davanti all'area di rigore, numericamente attacchi in 5, quindi attacchi in 5 contro 10 e quindi non riesce ad essere pungente. Quindi avremmo dovuto, secondo me, negli ultimi 15 minuti mantenere quell'identità con i giocatori tra le linee per creare movimenti in fase offensiva e cercare di destabilizzare la loro linea, cosa che secondo me non abbiamo fatto per la troppa voglia di determinare l'ultimo passaggio. Quello che voglio dire è che spesso e volentieri i nostri giocatori si sono trovati nella condizione di determinare l'ultimo passaggio. Parlo dei difensori centrali o degli esterni, quando secondo me dovevamo continuare a giocare negli spazi di mezzo e avremmo potuto creare maggiori problemi alla linea difensiva avversaria. Centrare l'obiettivo dei playoff, secondo me, è una grande cosa per noi, perché questa squadra ha grande potenziale, però c'è stato un periodo grande della stagione in cui ci sono stati dei problemi e quindi adesso ci troviamo a rincorrere. La squadra adesso sta esprimendo un buon calcio, quindi sono molto fiducioso. Noi cerchiamo sempre di vincere, e cercheremo come nostro obiettivo è quello dei playoff, sì, ma come arrivarci ai playoff? Per me quello che conta sarà arrivarci nella condizione fisica e mentale giusta e poi poter vivere un sogno dopo, perché inizierà una nuova avventura. Però secondo me sarà molto come ci arrivi, non tanto la posizione di classifica, anche se poi determina le varie partite che si andranno a giocare, questo lo so. Però è difficile per me oggi sulla carta, sul tavolino, dire mi piacerebbe questo, mi piacerebbe quello. Sarebbe già un sogno per me arrivarci e arrivarci bene.